Pablo amigo. Ciao Jaytaz, come stai? Attenzione però, subito, incazzato nero, subito nei primi minuti abbiamo Rubino! Ciao Rubino, come stai? Versione mare. Bene, devo bene, dire... versione mare. Ti ho sognato. E ho fatto un sogno veramente, veramente ambiguo. Teoricamente penso ci fosse anche te, Dario, ma non ti ricordo nello specifico. Io ricordo che c'era, l'ambientazione era casa mia, ma era un po' modificata. Perché era molto più grande, c'erano molte più stanze. Stava su una strada dove c'era un cartellone con scritto festa di Twitch. C'era proprio scritto questo. Io salgo sulle scale e quindi ci sono tutte le persone legate a Twitch, tra i quali anche voi due. Ma prima hai fumato qualcosa, hai bevuto? No. Ok, no, per curiosità. Beh no, si chiede, è giusto. Cioè, un dubbio lecito. E io mi ricordo solo che vado in bagno e poi succede un qualcosa che però non so spiegare, perché tutte le persone presenti a questa festa vengono tutte uccise. Ma è un sogno tremendo. Tranne Rubino. Rubino sopravvive. È l'unico che sopravvive. Io sto in bagno, ok? Sento questo omicidio di massa. E allora rimango in bagno, cioè, non lo so, dico, che cazzo faccio? E poi io mi rendo conto che sono rimasto nascosto in bagno per mesi. E tu, Rubino, sei rimasto là da solo per mesi. Ma perché? Poi apro perché la porta... si vede che ero l'assassino io, magari. Può essere. Può darsi, bellissima interpretazione. Io apro la porta del bagno. Ha senso. Tu mi vedi e mi dici... Ah... Tu eri lì. Sempre la stessa reazione, comunque. Sempre per qualsiasi cosa. E poi tu letteralmente sparisci. Cioè, non ci sei più. Puff, un pop-up che scompare. Dopodiché, teletrasporto mentale del sogno sul tetto di questa casa, dove c'è una persona di cui non vedo il volto, che sta per comunicare al mondo chi è stato l'assassino di tutta questa cosa. Però, davanti a questo... Ciao Riso. Davanti a questo tetto... Davanti a questo tetto succede un qualcosa che fa cadere questa persona dal tetto. Da sotto arriva... Avete presente il jet, quello di GTA, dentro Forza Ancudo? Sì, infilza la persona da dietro e quello muore. E lo viene portato via in cielo, infilzato. E non, io mi sveglio così. Ma scusa, è un sogno estremamente violento, se posso permettermi. E te invece sei una persona estremamente tranquilla. Quindi l'interpretazione è... Ma non lo so. Non è che hai bisogno di spaccare la testa a qualcuno a cazzotti nella tua vita tutti i giorni? Sfogati, no? Così, carci nella testa. Solo per sfogate. Qui a Roma c'è sta una stanza... Che la rage room, non se ne parla. La prima regola di quella stanza è non parlarne. Non è Fight Club, Titti, però. No, c'entra nulla. No, ma è una rage room, cioè entri e spacchi tutto quello che esiste, capito? Davvero esistono queste cose? Sì, paghi un tot. A Milano, credo. Anche a Milano, anche a Toronto. C'è una rage room. Si chiamano rage room. Rage room, sì. Vado subito a cercare. Vabbè. Ma io infatti ci volevo andare, volevo fare proprio una live da là mentre spaccavo tutto. Te, Rubì, sei un tipo rissoso? No, dipende se mi rompi i coglioni. Vabbè, quello tutti, no, però in generale sei calmo, non sei un attaccabrighe. No, non mi proprio... Me devono rompi, io sto tranquillo, non attacco briga con nessuno, so sciallo completamente. Ti è mai capitato di trovarti in situazioni dove bisognava menare le mani? Sì. Sì? Cioè, c'ho una coltellata su un braccio, c'ho due cose qua. Come una coltellata? No? Una qua e una qua. È successa una cosa a un locale di Napoli tanti anni fa. Ti racconta? Ero piccolo. Si può raccontare? Lo sapevo. Racconta. Ma scusa, racconta. Non puoi buffare. Se lo dici, si può sapere tutto. D'altra parte. Vabbè, ero molto giovane. Era quel periodo che comunque facevo pugilato, kick. E siamo partiti per andare a Napoli, io e altri due amici miei pugili, che facevano pugilato con me, per andare a ballare, no? Certo. Siamo andati a un locale, di cui non farò il nome. Sono andato al locale, io ancora non facevo YouTube, Twitch, eccetera, eccetera. E vabbè, mi sono messo... Comunque ci ho sempre avuto questa passione innata per il sesso femminile. Ah, bravo. È così, un po' più leggero, il sesso femminile. E niente, mi metto a ballare con questa. Intanto ci parlo. Okay. A un certo punto arriva un ragazzo... Mi fa, arrivato romane!
Faccio, guarda, non così proprio? Sì, subito. Sì, sì, arrivato a Roma, io ho detto, guarda, non mi vado a discutere, sto con sta ragazza. Allora, poi mi ricordo, mi ha detto, ma mi ha levato il cappello e mi ha spinto. Facevi il cappello? Ok, mi spinge, guarda, l'unica mia preoccupazione, perché poi sono ritornato a casa, tutto il sangue. Vabbè, quando poi sono ritornato a casa, mi spinge e io di istinto proprio mio vado indietro, però appena riprovo andavo avanti, ho caricato, gli ho dato... Diciamo che è uno degli episodi più brutti della mia vita, che mi ricordo, perché ho dato subito il cazzotto, boom, io l'ho pieno, e ho visto proprio questa persona, che l'ho presa proprio bene, è andata giù e faceva tipo, fatto proprio così, una cosa del genere, e poi lì è successo un marasma, perché sono venuti tutti i ragazzi di Napoli in casino. La mia fortuna è stata... Napoli, fa ridere. Ragazzi napoletani, vabbè. La mia fortuna è che avevo visto questo che mi stava a venire qua al laterale e io ho fatto tipo così e mi ha toccato. Quindi se non me ne accorgevo, può essere mi arrivava qua, non lo so. E poi se mi schede il braccio o te l'ha fotografiato? No, il cazzo, guarda. Come il cazzo? No, la cicatrice, no. La cicatrice col cazzo, ha detto. Cazzo. No, cazzo. Poi l'adrenalina non mi ha fatto sentire nulla. Siamo scappati, per fortuna c'era la macchina. Ma poi ho sentito un dolore, poi siamo andati all'ospedale, mi hanno cucito e poi siamo tornati a Roma. Ma che pesato. Però è stata un'esperienza veramente allucinante, tutto per cosa? Perché è arrivato Roma, cioè, capito, te voglio dire. Ma che, però, perché ce l'aveva con te? Perché ma è di Roma. Ma non lo so di chi era qua, raga, penso che non stava con nessuno, cioè io ci stavo a ballare tranquillamente. Vabbè, è stata una delle mie esperienze più brutte. Volpe, te mi hai preso una coltellata? Ciao Volpe. Una coltellata? Sì. Ciao ragazzi. Una coltellata nel petto? Noia. Però Volpe, ti posso chiedere di entrare un pochino più tardi, non all'inizio, le prossime volte, perché sennò cioè, è tutto un verso da qui fino alla fine, tra me e te, cioè sembriamo due dementi. No, hai ragione. No, infatti lì per lì dicevo, boh, in quattro. Dici per... Lasciamo un attimo, però ho detto, vabbè, sai... Tanto male. Te l'hai visto il meme, bello, è quello di, non so se te l'hanno passato, c'è un meme dove Dario e Volpe, quando i due si trovano nel party dell'amico, hanno messo le gif del documentario sulla Tourette. Sì, per forza. È quello, pari. Ciao Crispiz, bentornata. Ciao. Ciao. No, a proposito di violenza e coltellate, voglio aprire una grande parentesi, no? Volpe non vedeva l'ora, che ha già capito cosa voglio parlare, assolutamente. E allora, della violenza nel sesso, perché no, ma io lo faccio perché no, ma a un certo punto ti piacciono gli schiaffetti a no te, no, ma non si sa, aspetta, non si può, no, non volevo subito non volevamo subito parlare di quello, volevo fare un discorso serio, cioè non andare nell'esplicito. Allora, si parlava sul gruppo Telegram oggi del fatto che ci sono molte persone che per posa dicono cazzo, calpestami, spaccami, strizzami nelle cosce, eccetera. E poi appena si dà due schiaffetti, subito si cacano addosso. No, me li dà gli schiaffetti, sì, mi dirà, eccetera, eccetera. Ecco. Tra l'altro, secondo me, lo pizzicotto interno coscia fa parecchio male. Certo. È il morso del giaguaro, si chiama. Un mozzichetto ci sta, un mozzichetto proprio a timbro, capito? Ho capito. Lo so, però se ti piglia il nervo fa male, Rubino. Ho capito, ma perché ti deve prendere nervo? Cioè, cosa c'è di sessuale nel prendere il nervo dell'interno oscia? Scusami, Grazie Clato, il suo Lebone e Ferdinando B. Ci può stare nell'impeto, non è che piglia le misure. Se ti piglia proprio quel punto lì che dio buono. Ho capito. Se te li a trombare, lei per avvicinarti ti piglia per l'interno oscia. Ma che cazzo di tecnica è? Allora, se è disposto a calpestarmi, mi può anche prendere per l'interno oscia. Ma il calpestamento è diverso. Ti devi organizzare. Se ti calpesta, ti sta usando come se fossi uno zerbino. Sei sporco. Sei sottomesso. Sei toccato da lei, se non con il suo piede, capito? Però metti che ti dice tipo proprio, ti fai camminare, capito? Ma poi comunque c'è anche bisogno di organizzazione, cioè glielo devi dire, camminami addosso, ti sdrai per terra e ti fai camminare addosso. Una sfilata. Però è un modo di dire, è un red carpet, capito? Un po' can. Il problema è vabbè, oppure
qual è il problema? È che la gente parla, ma poi quando si tratta di arrivare al calpestamento vero, si tirano indietro perché si cano addosso. Te, Matti, ma tipo addosso. I zerbini, ma tipo i zerbini quelli che stanno nei locali, che si mettono davanti al bancone. No, quello no, perché? Io una volta ho fatto, cioè, no, mi fa sempre male la schiena. Cosa vuol dire quello che fa? Cosa vuol dire mi hai fatto lo zerbino in discoteca, scusa? No, mi sono sbagliato perché io sono andato a una festa particolare con Flame. Che festa era? Racconta un attimo. Ma mi hanno detto vieni a sto locale, è una festa di compleanno. E io ho chiamato Flame, gli ho detto andiamo, è una festa di compleanno con altre due ragazze. Sospetta. Ma io appena sono arrivato mi vedo uno col culo di fuori, un altro con... E io ero vestito tutto elegante col giacchetto. E poi? E poi era tipo una festa do certi che infilavi il cazzo. Ho capito, no. Una festa BDSM, hai filato anche cazzi nei bui? Hai filato cazzi nei bui? No, io mi sbaglio. C'era uno che faceva lo zerbino, ma io non avevo capito che faceva lo zerbino. Quello sta là perché prende dei vuole essere preso a calci, invece è una cazzata. Io sono andato là. No, ma che fai? Ma non sapevo che era lo zerbino, gli chiedo ancora scusa. Ma hai preso a calci un poveraccio, scusami. Ma non lo sapevo. Ma come era agito, Ruby? Poveraccio, quello si agitava tutto, io non capivo cosa gli piaceva. Grazie. Forza. E poi c'era pure una dark room che siamo andati, ma non c'era niente dentro. Io ho sentito sta storia tre volte e confermo che l'ha sempre raccontata così, quindi a quanto pare è vero. Feste lì è normale, però porca puttana, ma scusa, era tutto, com'era, era bardato, non poteva parlare, c'aveva la pallina rossa in bocca. Sì, dice bravo, c'aveva la pallina, tutto vestito, io te la chiamo. Ecco perché non capivi che gli stessi facendo male. Io che cazzo ne so, era la prima volta che ci andavo. Poi sono andato pure al locale quello di Jessica Rizzo. Troppe cose stai mettendo al fuoco, secondo me. Ciao Kirio. Buonasera Maurizio. Tremendo. Scusa, ecco, Kirio, già è entrato, già si è bloccato, benissimo. Un attimo. Metti una paresi. Vabbè, Kirio, poi capiamo un attimo dopo. Kirio, ci sei? Ma io ci sono, è la connessione che è la merda. Va bene. Siete malissimo. Fast web solita. Vabbè, ma scusa, no, spiegami un po'. Ma alla fine ti sei divertito in questo locale? Io buono, ha preso a carci uno. No, ma guarda, te può confermare anche sta cosa Flame. Stavo con Flame, ma io ho fatto, speriamo che non mi riconosce nessuno. Ma non è per niente, però speriamo che riconosce nessuno. Io non so dove sto. Se sente una voce, io ti giuro, c'era pure già il Flame che può confermare. Se sente una voce da dietro, a Rubini, eccola. Te eri andato lì per tromba, No, io ero andato lì per una festa. No, per curiosità, la curiosità. Certo. Mi ha invitato a una festa. Per indagare. Per indagare un attimino, è normale. Per studiare un attimo la situazione. Per capire. Sì, quello è. No, ho conosciuto pure una ragazzetta a Bassetta, ecco. E poi mi ero fatto del numero. Maggiorenne, ragazzetta, giovane. Sì, 24 anni. C'ha le chiappe di marmo, allucinante. Era detto lì per capire. Per capire la situazione. Sì. Invece il locale di un contesto. Il locale di Jessica Rizzo, invece, Rubino, per piacere. Il locale di Jessica Rizzo, fantastico. Grazie, secondo. Era il mio compleanno e due amici miei mi fanno: Rubite, portiamo noi da una parte. Vabbè, mo non mi ricordo il prezzo preciso, però era alto, tipo 120 euro entrata. Boia, 120 euro? Sì, sui centinaia, non mi ricordo. Sì, a testa. Qual è il tuo compleanno? 30 luglio. Arriviamo là, mi fa... Non mi ricordo se era 120, penso. Mi fa 120 euro. Io ho detto, ammazza, ando cazzo mi ha deportato. Mi rigiro, infatti vado dritto, poi ci dovevi avere la camicia. Vado dritto, sulla sinistra c'è una discoteca. Infatti, ho ammazzato con 20 euro alla discoteca. Ma dove mi ha deportato? E amico mio fa: Rubì, te preoccupa. Mi immagino. Andiamo sulla destra, raga, c'è tutto un vialetto. A parte c'era una cosa, una fontanella con un cassone enorme. Io ho detto: mica male. La festa della fertilità giapponese. No, che... Esatto. Eccolo. Andiamo sulla destra, c'è tutto sto vialetto che c'era
mi ricordo ancora una signora su con sta sedia che gambe aperte, dico vabbè. E poi tutte stanze. Ti sei leccata che... al volo così? Sei seduto? No, assolutamente. Sì. No, c'era, mi ricordo bene che c'era una signora col marito e c'era la figlia e quelli là gli si scopavano. E lui guardava, rideva alla moglie e te raspone subito per forza lì davanti. No, io guardavo e poi c'è una mega gabbia dove mi pare che ci può entrare solo in coppia, dove fai tutte orge. E poi di là c'era un coppia. Però sì, più coppia alla volta. Entravi in coppia. Rubino, ma mi inviti al prossimo compleanno tuo, per piacere? No, scherzo. Mi sembra un ottimo posto per il ritrovo del pub. Sì. Il primo pub IRL lo facciamo al compleanno di Rubino. Chiaramente, tutti insieme. Guarda che il 30 luglio è venerdì, cioè... Ah, è preciso. Ma per forza. E insomma, come è andata a finire? Poi ti sei divertito, però... Sì, tipo, poi c'era una signora anziana e mi seguiva sempre, un saluto. E poi c'è stata la grande fan. Sì, no, ma poi c'è stava amico mio Erciccio, fantastico, che era stava tipo fermo. Erciccio, perché era il quadruplo di me. Scusate, stava fermo così davanti a un muro, proprio spariana sottiletta così. Gli faccio, ma che cazzo stai a fare? Ha messo il cazzo dentro un buco. È glorioso. Io gli ho detto, sì, ma tu, cioè, tu sai se dentro c'è un uomo o una donna? Sì. Lui fa, ah no, no. E si è messo a guardare con l'accendino, però ormai già se n'era andato. Con l'accendino, che cazzo è? Sì. Grazie a Andrea Rigel e a Margherita 201. Ci sono, dipende, non so se in Italia sono misti, prova a sorpresa, oppure sono divisi per sesso, perché ci sono alcuni locali divisi per sesso, alcuni locali misti. Gitazzo, se ce non fileresti un cazzo nel buco, Gloriol, Matte. Sì, sì, misti. Comunque puoi anche guardare prima di mettere qualsiasi cosa. Diosa sa. No, lo so, ho capito. Getaz, te non fileresti il cazzo del buo? Tocca esplorare il mondo. Bravo. Il corpo umano, cioè... curiosità, se non dobbiamo avere paura dell'ignoto, dobbiamo lanciarci verso l'infinito oltre. Bravo. Questo è un bellissimo messaggio di inclusività. Certo, esatto. Nei confronti della comunità LGBTQ+, che ci posso infilare niente, quindi... Vabbè, il culo! Ci appoggi il culo. È così, subito, uguale. Buco nel buco, buco nel buco. No. Magari quel tipo, non lo so. Gloriola al quadrato. C'è le malattie, quello bisogna stare sempre a te. Però glory hole nel sesso col tuo compagno è più già divertente, cioè si può già più fare. Sì. Se sfondi un muro a martellate. Sai che sorpresa. Vabbè, ganso però. Poi si interessa ogni tanto e fai amore, e tanto ti hai messo il cazzo dentro il buco, è simpatico, divertente. Ma amore, vieni che mi è cascata una cosa, c'ho un problema. No, quella è un'altra cosa. Quello è l'incastro. Si crea una serie di dinamiche. Sotto il letto. Stucked porn, quella un'altra cosa, quando rimangono incastrati nelle lavatrici, poi è tutto senza senso, però va bene. Un classico. Impossibile rimanere. Oh, cosa fai? Cosa stai facendo? No! Ma te sei mio fratello, sei mio fratello, non puoi inserire il cazzo nel culo. Sì, le solite cose del cazzo. Comunque si parlava di sogni. No, si parlava di sogni, Rubino. Te hai mai fatto un sogno che ti sembrava reale? Sì, a voglia. Ma tanti mi sembravano reali. Cioè? Tipo? Perché mi chiedi, cioè, non può finire con tanti mi sembrava reale? Scusa, devi anche raccontare un attimo, tanto sono sogni, mica secondo me il Rubino ha realizzato un sogno più che altro. Attenzione. Ovvero, desideri. Ovvero trombare la mamma di una fan, vero Rubino? Cosa? Rubino lo smentisce. Pavidissimo, cazzo. Vieni, racconta. Se raccontaci quante belle lonze c'aveva, Dio, ma dai. Dai, impedisce. Allora, una cosa un po' particolare. Tanto la saluto perché ancora mi segue. Cosa? È in chat. Ciao. Vabbè, niente, incomincio a parlare con questa donna ai tempi, quando non ero fidanzato. Certo, tutto sempre quando nel gap di quando non eri fidanzato. No, eccetera. Vabbè, ma è una signora che comunque aveva 35-40 anni, cioè molto giovanile.
e è la mamma di una ragazzetta che mi seguiva sempre, la sono andata a trovare. Scusa, aspetta, Rubì, cosa vuol dire la sei andata a trovare? Tipo mamma Stifler, no, vabbè, la sono andata a trovare a casa. Avevo bisogno di una, no, la sono andata a trovare a casa. Poi vabbè, ho fatto comunque, mi ha chiesto pure se potevo fare le foto con la figlia, ho fatto le foto e poi ma scusa, e la figlia dove era? Ma sta in cameretta sua, noi, io stavo di là. Ma è meravigliosa, ma quanto tempo fa? Ma quanti, no, è successo 3 o 4 anni fa, mi pare. Ah, vabbè, comunque. Ma la figlia quanti anni aveva? No, era piccola, ce n'aveva tipo 10, mi pare, 10. Quindi ti ha scambiato per suo padre? No, lo stavo domandando io. Facevo i video, mi seguiva. Ma la mamma sola, vabbè, o ha tradito il marito per forza? No, sola. Sola. Ok. Ma tu come sei arrivato alla madre, scusa? Su Instagram, sicuro. per forza. Dai. Vabbè, comunque la signora di 35 anni. Ah, 35? Di 35-40, non mi ricordo l'età precisa. Cioè, ragazzo. Vabbè, io mi sono... Ne avevi, invece? E io ero più giovane. Vabbè, grazie, sì, al cazzo, anni? Quanti anni avevi? 3 anni fa, quanti anni c'avevi 3 anni fa? Ah, già che lui non vuol dire la sua età, già c'è questa cazzata. Madonna, queste cose non le so. Mamma mia. Non si sa perché sta puttanata, peraltro. Non si sa, ma perché, cosa cambia se si sa o meno la tua età? È un meme, la maschera ormai va tenuta per forza. No, è... Una grande maschera. E è partita sta cosa che ho sentito sta signora e vabbè, è andata così. Ho fatto varie esperienze nella mia vita. E Fortnite. Continuo. Sì. Fortnite. Vabbè, è stata una cosa carina. Fortnite, con la M. Comunque, io aprirei una parentesi su questo discorso delle madri, perché... Sì. Te ne sei trovata una. Lanciare... No, magari. Nel senso, voglio lanciare un appello a tutti... Tutte le mamme? Tutti i ragazzi più piccoli possibile. No. Con delle mamme. Di offrirci le loro madri? No. No, entro la maggiore età, ovviamente, si scherza, è un modo... Chiaro. Sì. Ecco. Va bene. Se potete, trovate le madri degli amici, delle fidanzate, di quello che volete. Perché... Però c'è tanta ipocrisia ancora, Volpe, eh? Tanta ipocrisia in questo, purtroppo. Ma perché dici? Perché poi si cagano sotto? No, perché ancora la famiglia viene vista, no, come il nucleo familiare. Non posso tradirmi il marito anche se vorrei trombarmi il bimbetto. Sai, queste cose. Cioè, che. Cioè, perché lo vabbè, dico? Vabbè, senti adesso. Adesso mi sento di aver perso la possibilità di farlo perché io adesso sono un uomo adulto di 110 kg. Immenso. Ogni settimana sempre di più, peraltro, mi sembra. No, sì. Ormai per me è tardi. Secondo me è bella la sensazione di essere compatto, piccolino ed essere dominato compatto. Completamente da una donna enorme, da una amazzone gigantesca che fa di te ciò che vuole e che ti guida nell'esperienza. Ecco, io sono d'accordo in parte. Secondo me è bello per essere dominati, perché essere dominati secondo me è una sensazione fantastica, però allo stesso tempo è bello farsi dominare dalle persone più piccole, le piccolette. Assolutamente, ma sono due esperienze per me che vanno su due strade diverse. Okay. Questa cosa qui che ha detto ora, mi piacciono entrambe, poi vedi anche quella puntata di Futurama. Di Futurama, vero? Sì, muore perché è stato... Non lo so, a me le madri invece anche a 18 anni, quando tutti avevano la perversione della madre, non mi sono mai garbate, mai. Non... Mi davano una sensazione di... Cioè, sembrava di trombarti la tua. Non so se... Anche io da piccino era così. Quella è una bella donna, quella che ho conosciuto. No, ma non sto discutendo la bellezza o la bruttezza. Cioè, io ti sto dicendo proprio... L'età mi dava fastidio, mi dava noia, non so perché. Cioè, sì, anche a me da piccino era lo stesso discorso. Ma perché non, ti riportava non mi ispirava per niente. Possibile? Cioè, perché pensavi al cioè, in testa il pensiero di madre e basta. Bella cazzata, ma non è che non è che ho detto una falsità, è la mia opinione, no, cioè quello che provavo io, è bella cazzata. C'è il manuale. Chi preferisce più giovani, più grandi, devo essere sincera, sempre qui con no, neanche io. Per i ragazzi forse è diverso, però non lo so, sì, dovrei, perché... non so, mi sa troppo di babbo, capito? Quello uguale per me, ma a me fa strano, mi fa strano brutto.
cioè, vabbè, ma da piccino se vai con una grande sei visto come il tosto del gruppo, forse anche quello. Top, ma cioè, no, io non la vedo per quello, quello che vi ho detto prima, proprio essere completamente schiacciato e distrutto da cosce, seni enormi, queste cose. Ma quindi ti garbano, sì, te la stai mettendo come punto esperienza praticamente, cioè, sì, è una cosa che da mettere nel curriculum, questo, sì, va fatto. Sì, ma quindi cose da fare prima da morire, devono essere grandi di età e anche grandi di stazza, proprio delle padrone, delle non mi garbano così, dai, troppo sono, si sono un po' normi, però poi sai che dall'altra parte mi piace anche proprio l'opposto, è esatto, vero. Dai, lo sai bene, sì. Ma tipo Loli? Non lo so, no, scherza, cioè no. Comunque, secondo me, Volpe... c'è. Sai qual è il discorso? No, ma non Loli, no. No, comunque, no quelle... Le teen. Sì, anche d'aspetto, no? Anche Agnese, no? Ormai c'ha 26 anni, ma è teen, 27 quasi. Sì, è vero, sembra un sacco piccina. Sembra piccolo. Quella mica erba, a me, quella roba lì, manca Volpe, è così, che Volpe è così. Ci può fare niente. Comunque, vabbè. No, comunque io Volpe, no, ecco, a me quella roba lì di essere schiacciato, eccetera, anche dalle donnone. Le donnone mi fanno un po' paura, l'ho sempre detto. Non mi hanno mai attirato. Però quelle piccine sempre. Quindi Lady Dimitrescu non ti è piaciuta? No, ma poi Lady Dimitrescu non mi è piaciuta fin dall'inizio, perché tanto sapevo che si trattava di Resident Evil e sapevo che sarebbe smostrata male in una roba tremenda. Per la figone Lady Dimitrescu. Però cioè, poi è mostraccio infame, cioè un mostro. Sì, vabbè, quello sì. Possiamo dire cosa diventa, no? Perché no, vabbè, ormai, però vabbè, si diventa mostro, dai, come vabbè, si sapeva, dai, grazie a Yugi e Dark Set. E le figlie? Ci sono le figlie di Lady Dimitrescu. Le figlie mi garbano già di più, però Dio buono, sono fatte da api, mi effetto non batti una cosa fatta da api, cioè è impossibile. Aia. No, Dario fa proprio il ragionamento dietro, come se fosse lì a aspettare di trombate. No, perché io, cioè, vogliamo ragionare di kink, ok, facciamolo, però se dite oh buba tromberei, ok, mettete un cazzo in un corpo fatto di api, di cosa stiamo parlando, di vespe, di cosa stiamo parlando, cioè, però hai detto il fatto del dolore, quindi è ho capito il dolore, ma poi ti viene il cazzo che sembra uno stronzo la pallina, esci sempre meglio della vagina dentata, comunque. La vagina dentata è tutto un altro paio di maniche. Classico. Ma classico, grazie Axel. Forse no, a Gregorio siamo felici. Succede sempre. Sì, è un classico trovare una vagina dentata. Chi non ce l'ha ormai al giorno d'oggi, diciamo. Ormai al giorno d'oggi. Volare, un zaino di nell'armadio proprio, cioè, alla corrente. Dicevo, è comunque questo Rubino, quindi il tuo sogno che è diventato realtà. Vabbè, sì, tante delle esperienze, cioè ho fatto un bel po' di esperienze, devo dire la verità. Poi me le sono cercate certe, però vabbè. Cioè, ma nel bene o nel male dici? No, bene. Questa qua me l'hanno, cioè questa qua del locale di Jessica Rizzo me ci hanno portato, perché sennò io non l'avrei mai fatta. Poi sono andato pure a Malta, sono andato al locale Spogliarelli, imbriaco fragico, gli ho lasciato 1.000 euro. Ci capivo un cazzo. Ma quanti soldi hai speso in va bene, in locali. In locali. Grazie a Sim Delarge per l'abbonamento. Invece Volpe, un sogno che è diventato realtà? Ma in ambito sessuale? Qualsiasi ambito. Ah, qualsiasi ambito, non lo so. Vabbè, ora siamo in quello sessuale, mi viene più lontano, però la prima volta fu la sega coi piedi. Sborrare con la sega coi piedi. Quando è stata la tua prima sega coi piedi? No, ne ho fatte diverse, ma per sborrare solamente con quella è successo con Roberta. Quindi sarà 3 anni fa. Che salutiamo, chiaramente, che rispettiamo. Un abbraccio alla mia donna. Grazie a Barz998, grazie, ciao. Quella roba lì ti ha stupito. Perché ti stupì ai tempi, scusa? Perché è una cosa strana. Perché era una cosa che io immaginavo tanto, però era un po' un tabù. Cioè, nel senso, la paura di amore, si può fare questa cosa, si può provare a fare questa cosa, e poi trovare complicità, ecco, è una cosa che lì sul momento ti infervora, no? Ti emoziona molto. È più una, una sburata mentale che fisica anche, no? Perché cioè, lei ha accettato, ha abbracciato la tua perversione, e te sei lì che guardi lei che l'ha abbracciata in quel momento, che scoppia tutta, è impossibile trattenersi. Un tripudio assoluto. Questo, ma che schifo una sega, ragazzi. Ah, vabbè, Lupoli, noto coglione. Dicevi, Matte... Però, con rispetto sempre di tutti. Matte, invece, un tuo sogno è diventato realtà, di qualsiasi tipo, ovviamente. Direi comprarmi casa.
Bello, cazzo. È una bella soddisfazione quella, effettivamente, eh? Mm-hmm. È una bella soddisfazione. In pochi anni sono riuscito a comprarne due, quindi per me è stato... ma vogliono i Monopoli. Immobiliarista? No. Torigliama? Sono convinto del buon investimento sul mattone, ecco, sono ancora alla vecchia maniera. Ma speriamo. Anche vabbè, poi... E che ho comprato lo studio anch'io ora, speriamo bene. Quando chiudo tutto. Crisfitz? Dipende, lo vogliamo normale, normale. Come ti pare? Come ti pare? Ma anche tutto, mi importa una bella sega. Beh, Rubino, subito. Rubino, lancia un piccolo int. Dai, tutti e due, dicene tutti e due. Vai. Un hook. Allora, vabbè, normale mia. Leopon, grazie. Con la questione di comprare casa, sai, arredarla come piace a te, è sempre molto figa come cosa. Così non lo fai solo su The Sims. E invece, per quanto riguarda quello sessuale, fare sesso in fiera e in cosplay. Una grande? Sì, io ci avevo vestiti da... eravamo vestiti a Xayera Khan, quindi c'è coppia proprio di League of Legends, dietro a uno stand di Funko Pop, me lo ricordo. Bene, vabbè, sborratele tutte quelle merde. No, rispetto. Funko Pop, no. Dai. Bellissimo. Viva i Funko Pop, sono bellissimi. Ma vai a fare il culo, che io... A parte le Funko Pop sburate, dicevi poi? Niente, quello è stato, diciamo, un piccolo sogno, perché comunque farlo in cosplay in casa tanto quanto, però farlo in fiera. Ma che fiera era? Io in mezzo al bosco sotto una cascata, mi è venuto in mente. Ma non ti faceva male sul il groppone poi? A pigliare la cascata nel groppone? Proprio sotto il getto, sì, un po' più spostato. E Dio sa, vabbè, ne ha fatto bene, bello. Insomma, drago guerriero. Drago guerriero, che è un eroe dei nostri tempi. Crispiz. Cavaliere, teoria. Sì. Crispiz. Qual era dei cavalieri dello zodiaco, drago guerriero? Sirio. Sirio il dragone. Ah, Sirio il dragone. Voleva di Sirio. Okay, no, drago guerriero non mi veniva. Quello che ogni 2x3 saceava per andare sotto la scatola. È vero. Crispiz, allora dicevi, la sburata sulle Funko Pop e poi oltre alla casa... eccetera. E poi no, scusa, ma come hanno fatto a non sgamarti in fiera? O t'hanno visto? Era nascosto sto stand, era un pochino nascosto. È presente che ci sono tipo i bordi nelle fiere? I bordi? Hai capito? Battiscopa, ci sono gli stand, ma poi quelli all'angolo, ci sono. Sì. Erano vestiti da cosplay, magari se li vedevano pensavano che provavano una battaglia. Sai cosa etica, diciamo? Sì, col cazzo, sicuramente. So io. Va bene. E poi dicevi, hai detto tre ambiti, c'era il sessuale, la casa. Che tre ambiti? Due, hanno detto, normale e sessuale. Cazzata? Due. Va bene. Incazzata, oh! No, incazzata ho detto, non cazzata. Ma non ho detto no, allora, un po' incazzata sì, perché oggi mi hanno detto una cosa tua che mi hai detto che non ti devo dire perché sennò mi fa merda. No, vabbè, l'ho già letta, che ti garba l'anime GTO. Ma è bellissimo. Sì. Perché dici di no? È bello me una sborrata nell'occhio. A qualcuno gli garba anche la sborrata nell'occhio. No, però. Vedi, allora, no, a me non. Ma non è vero. Che cos'è che non ti piace? Da quanto tempo? Da quanto tempo? Negli anni 90, quindi MTV alle 3 del pomeriggio. Che bei ricordi. Senti, ma quando è l'ultima volta che l'hai visto l'anime di GTO? Sei un coglione. Guarda, in quarantena. In quarantena, quindi ok, vabbè, non c'è niente da fare. Kirio, te invece? Mitch, sono già dentro al pub. Non... Ha detto di fare spazio per farmi entrare al pub, però sono già dentro. Sta laierando e so anche cosa. Comunque vai Kirio. Dicevi? Ma io sogni sessuali, boh, in realtà non credo, perché ho sempre fatto un po' tutto quello che mi capitava davanti, quindi non ho un particolare sogno irrealizzato a pensarci. Quindi per ora non mi viene, poi se mi viene un sogno sessuale ve lo dirò. Mentre normale, diciamo che è stata sicuramente una bella soddisfazione quando pubblicarono un mio articolino su Fumo di China in una speciale su Tezuka. E già solamente vedere il mio nome vicino a quello di Tezuka per me era tanta roba. Quindi quello direi, sì. E invece mi spieghi cosa vuol dire la foto che hai postato oggi su Instagram, Kirio, della ruota panoramica? Una sega, sono passato davanti alla ruota panoramica, ho fatto la foto, mi garbava e l'ho pubblicata. E infatti la gente sotto che scrive ma che mi rappresenta, ma perché? Ma che cazzo devo postare, solo manga? Cioè, non ho capito. Non lo so, boh. No, là c'è un messaggio forte. Basta.
come no, ma è stato Ganzo che c'erano i commenti sotto. Oh, ma che mi rappresenta? Ma perché? Come mai? Vabbè, ma forza, perché sei sempre un grande analizzatore di cose, che spieghi la lore, che spieghi... la gente si aspettava qualcosa, capito, di più. Magari un significato nascosto. Cioè, che la, non si può la, dire la ruota gira, Per esempio. Forse ho capito anche in che senso. Vabbè, comunque lasciamo perdere, non è importante adesso, va bene? No, poi me lo dirai in privato. Vediamo, vabbè, se mi sono guardato un attimo intorno, ho visto cosa è successo. Ho visto. No, perché era sempre un discorso così. E quindi credo di aver capito. Tutto a posto col collo. Ogni tanto vedo fa crack crack. Vabbè, giusto così. No, non lo fa, io sono rimasto bloccato ieri. Vabbè, Matte, però c'è la vecchiaia un pochino, sì, quello, ma. Ma calcola che io sto gobbo 10 ore al giorno. Vi sentite un po' gli anni? Vi iniziate a sentire un po' gli anni? La crescita, l'invecchiamento? Sì, cervicale. No, cioè, secondo te perché vado a letto 11, scusa. Ma a letto all'11 per lavoro, Matte, dai, mia, perché ti senti stanco, non ci credo. No, vabbè, però mi sveglio presto. Più che altro... ma dipende a che ora uno si sveglia. Più che altro... perché si sentirebbe stanco la mattina, se ma no... Ma voi quante ore dormite la notte? Io 8. Io poco. Io ho bisogno di 8 ore. Io farò 6 ore. Io 4, 5. Forse. Ma come 4, 5? Come fai a dormire solo 4 ore? Però io ho sempre un riposino al pomeriggio, Io un'oretta dormo sempre dopo... verso le 4 piccino volpino e riposino dopo e faccio il routine e poi ti fai il pane e Nutella con vabbè ora Chirio è cazzato come mostri insomma. Oh no, indemoniato. Anch'io faccio la siesta comunque per forza. Piccino, no, la siesta no, no, dai ragazzi, grazie Luxury Problems. Mezz'ora ma si dorme di notte. Io dormo la mattina, sonno che mi solleva la vita. Il power nap è quello, mezz'ora. Ma è come boh, ragazzi, non lo so. Io vabbè, faccio le 5. Io mi sveglio sempre di coglionia. Calcola che in mezz'ora faccio tutto, cioè mi addormento, fase REM, sogno, sbavo e mi sveglio, cioè proprio una roba, un trip. Sì. Io se faccio le 5 ore mi sveglio rincoglionito completamente. Ma perché? Ti devo ammalare la testa poi. Ma quando mi sveglio invece fa proprio ripigliare. A me invece mi ripiglia proprio quella mezz'oretta, oretta di sonno. Porca troia, cioè, mi fa proprio riprendermi e mi risveglio proprio, ritrovo la produttività, no? Poi mi mangio l'albicocca, l'albicocca. Buona, ma che cazzo è? Una albicocca rinforzante. Sì, come il polletto. Lo yogurtino. Una scossa di vitamine, tipo. Oh. Io ho una, come si può dire, una routine molto semplice. A letto alle 5, poi mi sveglio all'1 e via, fresco come una rosa, si riparte, no? Pure io faccio così, me vado a letto alle 3 però poi mi sveglio verso le 10 un po' tardi. Te, per esempio, Dario, parlando di sentirsi la vecchiaia, lo fai ancora come quando sei tipo in gita insieme che ti svegli e sei già pronto te? Cioè sei già power totale, sì, dall'inizio praticamente sì. Io non dormo all'inizio della mattina, si sveglia all'1. No, però tipo lui, vabbè, però... come apre l'occhio, ha già le scarpe, capito? Cioè, proprio una roba... Sì, io stamani, per esempio, ho massonato il postino, mi sono svegliato, appena massonato, ho risposto, sì, c'è il pacco, sapevo che pacco era, quindi mi sei imbarzottito ancora di più, fatto sì, arrivo, mi sono messo pantaloni e scarpe, ero già pronto per il postino. E poi niente, mi sono... È una cosa che odiavo, perché ce l'avevo in camera, ho avuto in camera in gita per 3 anni di fila, una settimana io non riuscivo a svegliarmi in maniera normale perché lui partiva, cioè tipo sveglia mi no, addirittura mi dà fastidio chi mi parla la mattina presto, pure io sono tipo il Grinch, cioè. Lui accendeva il phone nel viso alla gente, la mamma che irritazione per svegliarmi. Vabbè, ma un piccolo scherzo, l'unica mattina che ha dormito è quando ho fatto ombriaco con un bicchiere di vino perché all'epoca era astemio. Sì. Ciao bella Dario, oggi la mia ragazza mi sta facendo un rocchettone mentre ti guarda al pub, va bene? Re del Marocco. Ma te mentre stai anche digitando, beh insomma non male. A proposito di questo ragazzi, siete mai stati multitasking e multitasking in quel frangente? Aiutami. Allora cioè,
cioè fare altre cose mentre si fa sesso per... Io faccio il video. No, vabbè, no, quella è un'altra cosa. Vabbè, quella è integrante. Un'altra operazione. Tipo, è capitato che chiamassero e quindi rispondi nel mentre. Cioè, ci sta. È intrigante. Pure guidavo. Ah, no, quello è fighissimo, soprattutto quando ti sfondano la bocca mentre parli al telefono, no? Ti devi un attimo fermare, fare continuare il discorso e poi rinizi. Quello è interessante, eh? Hai capito cosa intendo? Stai facendo sboccaponcio. No, mamma, aspetta. Sì, vengo. Non ti preoccupare. E poi continui. Cioè, c'è quella... No, quella... Vabbè, okay. Anche il fare l'atto, quelle pause di intermezzo, quel piange e ridi in un certo senso. Va bene, ok. Solo... Io ci ho fatto pure un video su YouTube, nel senso, mentre facevo il video, no, proprio l'ho dovuto tagliare, fatto bene. Era un esperimento sociale. Cosa? Sì, esperimento sociale. Che... Nessuno ha visto, tra l'altro. La scusa per qualsiasi cosa. Ma in che senso? No, vabbè, mentre io facevo i squali stanno arrivando, capito? No, perché questo ha fatto questo, c'era la ragazza sotto che me... Ma se sa, era risaputo. Ma che cazzo dici, Rubino? Scusami. È vero. Ma quando ho detto che fa... Io... come ho fatto? Cioè, con la presentazione lì, col cappellino e squali stanno arrivando, c'era qualcuno? Sotto? Cioè, ma se vede, perché il video è tagliato qua praticamente. Vabbè, tutti i video sono tagliati qua, Rubì, che cazzo non ci... tutti, non tutti, però quello era molto tagliato qua, in modo che non si vedeva. Vabbè, esperimento sociale. Ma te è commosso, ma te è commosso da questa cosa. Vabbè, è commosso, vabbè, Matte, lo so, è commovente questa cosa. Sì, sono belle cose, lo so, Matte, sono momenti di grande amicizia e di grande... Ma perché voi, Dario, tu non l'hai mai fatto? Grazie, Volpe, grazie un video. No, no, è giusto, e sai, ora, nelle highlights del Reddit ci sarà scritto Matteo si commuove per il pompino di Rubino, sicuramente. Quello sarà il grande... Vabbè, è giusto, è giusto. Vabbè, dicevi, vabbè, Rubino... A me piace sperimentare. No, ma te fai bene. La vita è una... Perché tu non l'hai mai fatto, Dario, durante un tuo video? No, ho paura. Sì. No, video no, ma nemmeno live. Ho paura, dei Rubì, scusa, se mi sgamano. Ma come ti fa a sgamar video? Ma poi io sono animalesco, se mi viene una roba del genere ti spacco tutto, a cazzo ottimo, sei impazzito. Come fai, fai a fare la faccia di bronzo, scusa? Infatti certi momenti ho dovuto tagliare perché facevo... Capito? Quindi ho dovuto magari tagliare quel momento, passaggio vuoto. Gli squali stanno arrivando. No, gli squali stanno a venire più che altro. Ciao Federic. Io tutti i video. Cosa vuol dire io tutti i video, Federic? Vabbè, non... Vabbè. No, ah, è proprio... Ah, che è classico per lui. Video, ok. Ah, in tutti i video, cioè nemmeno in uno, durante... in tutti. Magari anche durante l'unboxing dell'altro giorno. Proprio da Jinx. Secondo me Jinx, guarda, gli dava sotto. Ma poi, cioè, vi immaginate Federico che fa gli spacchettamenti anche per un pubblico di ragazzini, di bimbi di 12 anni? Guarda, guarda questo set. Intanto c'è lui che se lo fa sboccaponciare sotto la scrivania. Va tremendo. O quando c'è tipo la sua ragazza sta dormendo. Oh, vieni che devo fare un video. Fammi il rocchettone. Mentre trova Charizard. Immagini, quindi può darsi sia venuto anche mentre trova un Charizard, cioè una cosa tremenda. Deve essere un desiderio da esaudire. Oddio, raga, Charizard! Oddio, c'è la finestra aperta, porca te la devo stare. Ma c'era un personaggio, io c'ho una domanda, c'era un personaggio grazie Sucker, Chambix, dei Pokémon che vorreste nella vostra fantasia, io ce l'ho, Trombare. Sì. E ti piacciono di più il Rave, Rubino? No, non dico i Pokémon, pure gli allenatori. Gli allenatori. O gli allenatori, no, certo, certo, no, si riferiva a quello. No, ma era ovvio. Avevo approvato per quello. Nessuno aveva pensato no, entrambe, tipo Jinx, secondo me, è proprio un'esperta. Ma Jinx è l'unico umanoide. Cioè. Ma Jinx è un Pokémon, eh. Allenatori misti, secondo me. Vabbè, ma mista normalata. A me mi piace la normalata. Ma ultimamente ultimamente sono impazziti con le waifu, cioè ci mettono solo quello praticamente. Sono tutte delle topone incredibili le tipe ora, tutte. No, Federic, non leggo nemmeno ciò che scrivi adesso. Ma sei impazzito. Facciamo un discorso complesso. Dai, tanto ci bannano questa settimana. Ma perché scopate dito? Come facevi a scopate dito? Che è tutta una dito cosa. Dito lo fai trasformare con l'oggetto. Sì, è vero. L'oggetto sessuale diventa qualsiasi perfetto. Cosa. Allora, c'è gente in chat che dice, però le allenatrici
in Pokémon sono tutte minorenni. A parte che non è vero che Camilla non è minorenne, no. Secondo me. Poi i personaggi dei cartoni animati, ecco. Sono tutte rappresentazioni. Secondo, sono tutte rappresentazioni. Kiri, dimmi la tua versione. Quindi va bene, secondo come te? Come... No, io sto dicendo per voi, per gli amici. Ah, io non farei male. Ecco. Però, come è scritto nei manga, i personaggi rappresentati sono tutti maggiorenni. Si tratta di rappresentazioni grafiche. Oh, non dovete rompere il cazzo! Ma poi non vi dovete fidare. Se un personaggio dice che ha 13-14 anni, non è vero. È una bugia. È vero. Guarda è una Pegasus bugia. Nei Cavalieri, che diceva che aveva 14 anni e guidava. Come fa per 14 anni? So stronzate, non vi fidate di ste cazzate. Che non è un po' Volpe, non è un po' raparaculata, scusa se te lo dico. No, certo che no. No, ha ragione. Scritto alla fine che sono maggiorenni vuol dire che sono imbecilli loro. Dicono delle cazzate. Non vi fidate delle stronzate. Che ho capito, ma ci sono dei personaggi a volte nei manga, negli anime, che hanno proprio l'aspetto di bimbi. Scusa, ma come fai? Ma perché sono come attori. Sono attori che stanno facendo. Quando è uscito? Ma che cazzo dici? Quando è uscita la prima serie di Pokémon animata? Quella del Team Rocket. Sì, subito. La prima serie di Pokémon animata. Quando è uscita la prima serie di Pokémon animata? Sarà uscita 96-97, 96 credo. 96, cioè, adesso Misty ci avrà 30 anni. Ho capito, ma se non esiste, allora non esiste anche nella crescita. Ma che cazzo dici, scusa? Vabbè, ma noi ne parliamo ora, quindi è maggiorenne. Dario, sì. Regà, grazie a spazio. Non dite cazzate. Sì, ma quando hai letto il manga, hai visto l'anime e ti sei fatto una sega, magari erano minorenni, no? No, ne c'è scritto dietro, insomma. Ma non c'è, non è scritto dappertutto. Ti devi immedesimare il protagonista. C'è scritto. Cioè, il protagonista di Pokémon è sempre minorenne, no? È stata una cosa, dico, non c'è scritto dappertutto. Su Adventure. Ma perché dove non c'è scritto se lo sono dimenticato. Misty è assolutamente... Ma non si sta parlando di Misty, sto parlando in generale, lo sai benissimo, coglione, ti sto dicendo in tutto. Di chi? Fammi un esempio. Vediamo. No, non ti posso fare esempi. Ma tipo in generale dici il suo Pokémon. No, di Pokémon. Basta parlare di Pokémon, non me ne frega nulla se c'è scritto. Ti sto dicendo che negli hentai dove ti fai le seghe te. Ci sono ragazzi. Sì, te. Ci sono delle ragazze. Sì. Lui. Ci sono. Sì. Dalla faccia non mi sembra una persona che fa queste cose, sinceramente. No, vabbè. Qui se lo stai provocando con la psicologia inversa, palese. No. Guarda il faccino, non guarda. Mamma. Mamma. No, signora maestra, no. ci terrei a dissociarmi perché veramente qua questa cosa qua... Mi scusa se la interrompo. Mi vorrei dissociare. Comunque, mi vorrei dissociare. Io. Ma vabbè, sì, ma soprattutto negli hentai, sono maggiorenni, dai. Ma si dovrebbero fare. La sega tua sirenetta, dai, tutti te l'hanno fatta. Ma la sirenetta è un altro discorso. No, la sirenetta è sempre quel discorso, secondo me. No, allora, ci sono hentai dove non c'è nessuna dicitura e anzi sono anche fieri a dire certe cose. Quelli io non li tocco, figurati. Ma vai a fanculo. Io controllo. Grazie a Rise. Uno, sì, certo. Quando ne apro uno, c'è una vado prima all'ultima pagina. Buonanotte, ciao, Matt, e controllo che ci sia la dicitura. Matt. Ciao, raga. Ciao, se non c'è, io torno indietro immediatamente. Notte, bello. Ciao, notte. È come praticamente è come i requisiti minimi su un gioco per PC, praticamente. Quindi la controlli, ti accerti e poi semmai. Se non si può, non si può. Professionista. E se non poi gli hentai sono come i porno. Se non fossero maggiorenni, non glieli farebbero recitare. Quindi sono per forza maggiorenni. Certo. Cioè, ma certo. Non ne ho molto convinti. Va bene, comunque io no. Secondo me bisogna starci un po' attenti. Un po' strano, perché a volte mi dà noia l'idea che magari possano essere, no? Mi fa un po' paura. La cosa noia? No, la cosa di essere. No, quelli dove sono proprio espliciti, cioè che si nota proprio che sono fatti per soleticare certe perversioni giapponesi un po' malate. Mi fa un po' cioè mi fa. Okay. Mi fa un po'. Ok. Mi fa inquietudine. Però quelli teen sono palesemente, cioè sono dei disegni alla fine, che cazzo vuoi. Io non ci vedo questo grande fastidio. Ma sì, sono dei disegni, è arte, no? Grazie, cioè, sulla carta ci hanno disegnato sopra, cioè sono disegni, cioè, mica ci hanno diritti i disegni poi. Poi esatto, è come se uno mi garba l'horror, allora
cioè voglio dire, non è che giustifica l'omicidio, magari ma l'horror nei film, nei fumetti, infatti c'è, cioè, più brutto l'horror allora a questo punto. Grazie a Comics Game, non è che sono sbagliato, addirittura, cioè, è più brutto. Le fantasie sono belle perché sono fantasie, non è che le vorresti, esatto, realizzare, ma infatti, magari così rimangono fantasie, no, però quello che dico io, ma è servono, che... a quello, servono a, no, quello, cioè, sono catartiche le fantasie. Vabbè, io sono anche, cioè, puoi sfogarle in quel modo, tipo bambole eh no, perché a volte mi spiega un po' le bambole, eh sì. È un argomento un po' borderline questo, quindi non so se... Però c'è, cioè, anziché dover fare cose... Vabbè, sei nel posto giusto, direi. Anziché fare delle cose nella vita reale che non potresti fare, sono pro a poter comprare delle bambole dove puoi sfogare questa cosa. Sì, aspetta, però certe fantasie secondo me non dovrebbero essere sostenute, capito qual è il discorso? Un po'... Sì, ma se uno ce l'ha quella fantasia, io parlo anche di cose più gravi, Se sì. uno ha una fantasia anche grave... È comunque meglio che la sfoghi in quel modo, quello rispetto che sfogarla nella realtà. No, no, cioè, è chiaro. Se non ce l'avesse, esatto. Se non ce l'avesse sarebbe meglio. E lì si va di mondo ideale, utopia. Però se ce l'ha... Fatti i cazzi tuoi, Dario, con rispetto. Vabbè, sto dicendo la mia opinione. Fatti i cazzi tuoi, lo dicevano mafiosi. Cioè, grazie a Dio CRN, a Big Bear 7500 per l'abbonamento. Grazie a Galax. Non lo so, secondo me bisogna vedere qual è la soglia tra... fantasia e malattia, cioè questo è sempre il problema più grosso secondo me, perché certe fantasie poi sono malattie, bisogna stare attenti, secondo me bisogna stare attenti a come ci si muove. Ho capito, ma è sempre meglio sfogarle in quel modo rispetto a... Ah no, chiaro, ma questo è scontato, magari... quello è scontato, cioè, no, quello sto dicendo io, poi è chiaro, esatto, che se uno è malato è bene che si faccia curare, quello è ovvio. Lì qui stiamo parlando di fantasie, non di malattie. Dipende tipo a che livello ti piace, perché da una parte può essere lo sfogo, dall'altra parte può essere che ti incentiva ancora di più. Sta facendo... No, aspetta, no. No, è che mi sto... Stava grattando. No, cioè... c'ho la mano sul ginocchio. Sì, anche a me il ginocchio. Anche a me capita. Non è un problema. Stai sfogando anche tu. Non è un problema. Mamma mia. E comunque penso che parlando anche di quelle perversioni, anche delle più pesanti, parlandone comunque, si faccia arrivare un messaggio sempre migliore rispetto che tenerle, diciamo, in un ghetto, comunque isolarle. D'accordo. Perché in quel senso è chiaro che parlandone meno, sia nel bene che nel male, si fanno uscire meno fuori. Quindi anche quelli che possono essere aiutati, è più difficile che riescano ad essere aiutati in quel caso. Sono d'accordo. Sì, sì. Bisogna assolutamente aiutare quelle persone lì, perché è tosta, tosta. Il problema è che è un discorso un po' complicato, non credo che sia un discorso a favore dell'amico, secondo me un po' tagliata con l'inquadratura. Vabbè, ma no, non è che è tagliata, ragazzi, è sempre l'inquadratura di Rubino, è quella, non è che l'ha cambiata più di tanto. non vi preoccupate, J-Taz, dimmi subito cosa ne pensi dei J-Taz, dell'età, vabbè, di cui abbiamo parlato. Grazie, Tizio 20, molto proprio sulla questione Pokémon. Io ho detto che in quel caso, a prescindere da Misty o da altri, io immagino di essere il protagonista di Pokémon, che è sempre apertamente minorenne, quindi se il protagonista, cioè se i personaggi pure poi lo sono, anche cioè, questo è un bel modo di giustificare la cosa. Io ero Ash in quel cazzo di leggenda. Fai bad. Di turno del gioco è minorenne, cioè... cazzo di leggenda. Lui ha girato tutto il problema semplicemente così. Bravo, ma in realtà io so Ash, cioè nel momento in cui penso a Misty so Ash, capito? Ma come si fa a immedesimarsi in Ash? È super bidimensionale. Chiudi gli occhi e fai. Non ci credo mai. Il cappellino, gotta catch em all. Lancia la pokeball e catturi il tuo bersaglio. Poi a Oya lancia palle là. Mamma mia, raga. Ma cioè... che Pokémon ti faresti tu, J-Taz? Che Pokémon? A me prima, il primo Gigglypuff, che mi è venuto... secondo me. No, ancora, a me il primo che mi è venuto in mente è Umbreon. Attenzione, perché siamo vicini, perché io sono per Vaporeon. Ma Vaporeon è una normalata, anche su Commodore Zone lo condividono sempre, è un meme. Ma non è solo quello, io non posso dire l'altri. Grazie a Peppe Pag. Perché non puoi dire l'altri? È impossibile, sono Pokémon, no? Non sono creature, l'hai detto, di fantasia, non c'hanno il codice fiscale. Certo, ma poi appena lo dico poi... Mi butti fuori dalla chiamata, quindi lo panni? No, Furri? No, quello è normissimo. Quello è normissimo. Lo panni. Onix? No, meglio di no, forse.
Forse meglio. Forse Gardevoir. No, Gardevoir. No, Dario, fermiamoci però... subito. Ah, ho capito, ho capito. Dico. Te invece... Togepi. Povero Togepi, piccolissimo, è proprio un calzino. No, no, Togepi no, poveraccio, abbiate pazienza. Povera creatura. Va bene, e te Getazzo, hai detto comunque... Qual era, scusami? Umbreon. Te invece, Bino, hai detto Jinx, e Crispitz invece? Un Machamp, un Hitmonchan anche. È che non me ne ricordo, aspetta. Hitmonlee, bravo. Hitmonlee non ha sì, ma poi non ha nemmeno la bocca, cioè è proprio inquietantissimo. È un mostro. È un blemmo, Sicuramente è abbastanza utile, aspetta. Pizzira, no, Machamp, secondo te mi sembra un po' da Machamp. Aspetta, anche Mew, no? Ma come? Mew? No, Mewtwo, mi sa che si chiama. Mewtwo. No, c'è cioè sia Mew e Mewtwo. Gli garba quello potente a Chris. Lichitung, no? Con la linguona. Ah, vero, Lichitung. Ti fa un po' senso. La leccata è finita là. Ti fa un po' senso? Un po' inquietante. Diglett. Ma oh, Diglett, ti ci siedi, aspetti che esca fuori. Scusa, devi avere un attimo di pathos, un attimo di Eros, scusami, qualcosa. Come un divertente. Anche questo mi intriga. Chi? Descrivici. Come è fatto? Descrivilo che ci si arriva. Descrivo. Allora, c'ha due cose così. C'ha gli spunzoni qua viola, è tutto viola. Ed ex cattivo. Gengar? Che è un T-Rex. Gengar, c'ha la punta poi alla fine. Hunter. No, non è Hunter. Se è Gengar. Aspetta, ve lo metto. Hunter. Era Hunter, ce l'avevo preso. Grazie a Baldovino. Quello espira. Io so più Snorlax. Sono un fantasma, cioè, non so. Grazie a Mattia, Stifa. Bello Snorlax. Vabbè, però c'ha quell'aria del creepy, capito? Un po' vampiresco. Ti garban così a te? Un po' creepy? Se devo scegliere un Pokémon, abbi pazienza. No, sì. No, ci mancherebbe altro. Invece... Però anche nella realtà comunque non mi dispiace, sì. Kirio? Ma io sono una sega dei Pokémon, ragazzi. Perfetto. Ottimo. Conosco solo Pikachu, tipo. Quindi. Trombati Pikachu, scusami. Grazie a Pikachu. Grazie al Muccio Valerio. Tromberò lui, vedrai. Neanche ci dici, Dario, vai. Vabbè, io avevo già detto, io cheat, vado di Ditto, cioè, di prendere la forma e voi. Vabbè, ma quello è la base. Ma così non va. Quello è un vale. Dai, ragazzi. Uno che non sia un... ma a me fanno cade, cioè, fanno cade a trombare. Certo. Scusa, Lopanni non ti va? No, dai. Ma magari mi trombo coniglioli, abbi pazienza. Aspetta, stiamo parlando di tromba poca. Volpe, so che sei mare in mano, per te tutto fa, però io coniglioli un bigarbo a trombare. Grazie a Gabriella per la presenza. Razzista? No. Rivet di Ratchet & Clank. A voi piace? No, a me Furim in generale mi stanno sul cazzo. Dai, neanche Lollapanni. No, Lollapanni è la normalata finale proprio. C'è la bomba atomica dei normi. No, oh, i Made in Abyss sono dei Furim. Io Rivet là proprio. Made in Abyss è un tripudio assoluto, No, Rivet no, ma non mi interessa proprio la roba lì. Cioè, a me... Pensate di trombate degli umanoidi che hanno i peli, cioè sono animali, mi fa un po' cacare, capito? Carrot di One Piece. Però perché, cioè nel senso no, sarebbero alieni. Cosa vuol dire? Che capolavoro, Carrot. Cioè, perché tu lo associ magari un Lombax, però lo associ tipo a una volpe, per dire, no? Che è un animale che conosci. Sì. Però se non fosse per il fatto che sulla Terra abbiamo la volpe, sarebbe semplicemente una creatura aliena. Certo. Di nuovo fai Ved comunque, Jay Taz. Lui per trombare questa roba farebbe i patti del diavolo. È un grande. Ma ha ragione qua, effettivamente. Cioè, non è un furio, è un alieno. Cioè, è un alieno. Ragazzi. Sì, ma poi se uno deve fare sto ragionamento, è bene trovarci anche dietro tutto Madonna, gente, una giustificazione. Ha 15 anni, ma andate in culo, che poi non è vero. Grazie a Jay Taz per il gift. Ma non c'è scritto. Sì, perché non hanno capito il discorso di prima, allora. Non sentono. Non hanno ascoltato. Non avete ascoltato, ragazzi. Non esistono minorenni. Poi figurati, un coniglio di 15 anni, sai quanti anni sarebbero per un uomo? Ma non lo so, ora non so. 300. Esatto. E come i cani. 15 anni, sai il coniglio quanti figli ha fatto? È ultra milf. Boia. Ma boia cosa? Ma non è vero niente. Voi lo trombereste in Evangelion? Eh sì.
un'Eva? Sì, sì. Sì. Come fa? Sono tanti di quei personaggi umani da trombarsi in Evangelion. Ci sono tante troppe in Evangelion. Perché devo andare sulla bestia? Sulla bestia. Esatto. Ma come fai? Non mi riesce. Sì, sì. È gigantesco. Io sono piccino, non mi sente. Bello, va in berserk, cioè bellissimo. Non mi sente. Io approvo. Quarta. Io secondo me... Un bel leva, sì, in berserk a quattro zampe. Ma scusa, ci puoi provare, però, scusami. No, sì, ma no, non ti sente, come fai a farci? Ti puoi fondere con lui, ti puoi inserire dentro a lui e fonderti mentalmente. Ah, beh. È un leva. Pianti come Kendo. Okay, è una cosa più astratta, dici. C'è capito. Capito come. Invece Ranma... Sì. Ma Ranma però vabbè, però dici che c'è il discorso maschio, però. Bravo, bravo. A me importa la sigla. Anche a me, vabbè, figurati. Sì, 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 sì. Anzi, c'è la sorpresa ogni tanto. Secondo me è meglio la Mood. La Mood è Girellari, però. Vabbè, anche Invece Ranma è uscito l'altro ieri. Però la Mood, secondo me, è un po' più il simbolo dei Girellari. È simbolico. È come se le Girellari... È simbolico proprio... Per la cultura otaku, la prima cultura otaku. Ma io sa che non ero neanche nato quando è uscito per la prima volta la Mu in Italia. Comunque, sì, sa che è non lo so. Però ecco, è come se è buona, sì, però è come se praticamente per le girellare ci fosse Harlock. Sì, Harlock, ciao, sì, Capitan Harlock. Cioè, quello è proprio il simbolo del sesso per le girellare. Per i girellari c'è la Mu, secondo me. Non c'è verso. Vabbè, allora facciamo Nadia, dai. Nadia... Sì. No, Nadia ben. Chi? Sì, sì, sì. Sì, sì. Voleva di... Ecco. Bella ragazza. Voleva di nuovo. No. Mi piace Nadia. Ci mancherebbe. Una bella ragazza. Che volevi dire? No, perché tu sei partito con... No, una bella ragazza. Stavo pensando a una cosa. Comunque sì, una bella ragazza, Nadia, assolutamente. Però ragazzi, shampoo, secondo me, l'ho sempre detto, shampoo è una cosa... Quella è la vera dea di Ranma. Non c'è bello. Non parlo più coglioni. Ma che cazzo te ne frega, va bene, dai, un attimino, scusami. Da pure Fujiko, che ha, vuoi lasciar perdere. Ecco, però... Fujiko, però, so, no. sì, bella. Fujiko è più Nurmi. Fujiko è più? Ma poi ti fotte. Allora, quali sono le non normi? Shampoo appunto, non erano normi. Dai. Boh, insomma, in realtà dai, anche lei siamo lì, Dici. Ma pure se Manfred Aslas, non è che cambia qualcosa. Mi è sembrato di capire però. Che è? Perché sembra di capire però cosa? Di ogni buca trincea. Che trovereste anche questa, Rubì? No, io mi trombo solo quello che mi interessa. Ma se questo è il vostro sbaglio, donne. No! Perché no. Se analizziamo. Fermi. No. Io al mio canale mi piove la responsabilità mia. Attenzione. Signora allora, maestra, mi scusa. Vorrei dissociarmi. Dissociatevi tutti. Però la maggior parte delle ragazze che ho conosciuto, quindi donne, dicono se uno se vuole trombare quello quell'altro, ti arriva in automatico la cosa, ma là te tromberesti pure qualsiasi buco. Non è così, è che le ragazze che ti sto dicendo rappresentano i miei gusti, ma questo, ciò non vuol dire me tromberei pure un qualsiasi persona. Cioè, questa è una cazzata fondamentalmente. Cioè, non è che se una persona non rispecchia i miei gusti, io me la tromberei uguale. No. Però se una persona rispecchia i miei gusti, tipo Fujiko. No. Bellissima. Come no? Fujiko. No, niente. Anche io, grazie al cazzo. Fujiko, è avvocato baffi bianchi. Tutte brutte le stai scegliendo. Heidi? No, Heidi no. No, Heidi no. Nonna di Pedro. Cioè, l'uomo del mais. Pensando di essere il bambino che c'è là in Heidi, No, neanche in quel caso. No, Heidi no. Clara, nella storia. Mi vorrei dissociare. Clara? No, Clara. Ragazzi, state Già Clara. State facendo peggio che meglio. Oh, la signorina Altmaier. Dai. Mamma mia, pesissima lei. Vedi, gente per esempio come Clara, Heidi, no. Dora l'esploratrice, no. Grazie, sei la bimba. Beh, Dora, cioè. No.
No. Com'è il live action? Qualcuno l'ha visto? Ma che cazzo ce ne frega del live action? Scusami, Gita, se sta parlando di Scopabui e quell'altro fa il live action, grazie alla fogna. Vabbè, cioè, ti garba l'evoluzione. Ma ti garba qualsiasi merda, vedi che cazzo io di Dinoxauro. Ma cosa vuoi? Solo perché mi è piaciuto Cruella. No, ma come si fa a farsi piacere Cruella? Bisogna veramente avere l'occhi nel culo, abbi pazienza, Cruella. Vabbè. Ma è brutto. In chat dicevano l'ape Maya comunque. Sì, vabbè. Voi ve la ricordate la Petta Giulia? La? Sì, ve la ricordo, la Petta Giulia. Giulia. Sì, 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 sì. Bulma, come se ti dico Bulma. Vabbè. Bulma. C18, sì. C18. Sì, vabbè, dai. Ho capito, ma raccontatemi qualcosa di più particolare. Queste l'abbiamo desiderate tutte. Ana di Prison School. Anna. Chi la conosce? Vabbè, quello. Vabbè, Prison School è piano di sorca. Era partito proprio con le bambine. Piano di sorca. Io ho detto... No, non Ana non è la tettona. Qual Ana è? È quella biondina. Ah, buona lei. Il pissing. Okay. Lei è buona, lei è buona. Grazie al caos. Beh, ecco, bravo. Ecco, iniziamo ad andare Impossible. Un po' sulla cultura vera invece di parlare di azzate. Kim Possible sì, è buona. Sì. No. Come sì. No? Il non caos, grazie. Perché no? È rossa. Dai. Non mi piace, non lo so. Perché cosa c'ha di male se è rossa? Vorresti dire che puzzano? No, le rosse puzzano. No, io non ho detto. Chris Fitz, stai dicendo che le rosse quindi non... Perché? No, a me piacciono le rosse, sono debole. Ah, dicevi sembrava ti facessero schifo, grazie a Jerry Smith. No, no, mi garbano un sacco. Sì, 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 mi piacciono assai. Ah, no, no, no. Le super... Guarda quanti cazzo ne state dicendo. Le super chicche? No, le super chicche, no, no, no. No, le super chicche è troppo, invece. Sailor Moon... Sailor vabbè, Mars. Vabbè, lì è piano di torca. Sailor Mars. Saturn. Saturno pure io. Sailor Saturn pure io. Perché? Forza. Spiegate perché, però, ragazzi. Se no, così è un casino. Più minuta. No, Sailor Mercury era la classica perfettina che andava bene a scuola, tutta da prendere sì, schiaffi, sì. Sulle chiappe. Per attizzante era pure Jupiter. Però Sailor Mercury, ragazzi, raccontava una storia, secondo me, in qualche modo. Ma poi... Sì, è quella che ho detto io. Sì, 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 appunto. Beh, ma sono tutte dei... Io... Non so se si può... No, delle sorche. Rimanendo in vabbè, territorio... Nessuno ha detto Sailor Venus, però, Sai che vi dico, le Witch sono un po' antipatica, Sailor Venus. Dai, le Witch o le Winx? Sailor Venus è Agnese, mi garba per forza. Le Winx, dico. No, io le Winx. No, le Witch no. Tutta sì. La vita. Le Witch. Le Witch, raga. Ecco, per esempio, Chris Fitz, te li tromberesti Power Ranger? Quale? Quale? Il kink della maschera. Ah! No, il Power Ranger no. Perché, scusa, guarda, il rosso è bello, dice c'aveva una favaritta grossa. Dove diceva sta cosa? Ma anche no. Il verde. Ha detto sta cosa. Una lettera, lo confessava. A Senseia, ah, no. Ma cioè, dai, sembra di quel no. Ultraman lo tromberesti? Dire... Ultraman, lui prima Ultraman, versione. Ultraman senza Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Tromberesti Kamen sulla... Rider. Sono orribili. No. Kamen Rider si sembrava formicone. Ma sono brutti forte. Ultraman versione 1966 lo tromberesti? Mostra. Dai giù. Kenshiro no. Kenshiro. Kenshiro, Kenshiro. Kenshiro. No, io sono più Devilman, cioè Devilman tipo Rita Repulsa. Kenshiro era un figo. Akira Fudo. Akira Fudo dici. Beh, ragazzi. Dopo la trasformazione che prima è un coglione. Sì. Quanto era bello. Io ce n'ho un altro. Le tartarughe ninja? No, vabbè, sono tartarughe, magari. Le tartarughe ninja raccontano una storia. Capiamo. Per no, Doraemon non so se si riesce a farlo. Cioè, c'è ma scusa, Shredder bello. Shredder. Bello. Rita Repulsa? Chi è? Quella è la nemica dei Power Ranger, come si chiamava? Rita, sì, Rita Repulsa, Rita. Io mi ricordo April, l'amica loro. No, la cattiva, ve le tira il bastone. Cosa mi ricordo? Ah, come? Vi ricordate uno spin-off? Non vi ricordate la cattiva dei Power Ranger, il principale, quella che fa finalmente stavo parlando delle tartarughe ninja. No, Rita Repulsa che manda i pattis a combattere contro i Power Rangers, grande storia, grande classico. Isdronio vado a cercare Isdronio madonna Isdronio Isdronio chi è che non è garbato Isdronio faceva il cazzo di hit
Ma Ramona Flowers cosa ne dite? Ah, beh, sì, anche nel film. Beh, la Ramona no, Flowers, anche nel film, soprattutto nel film. Beh, il fumetto funziona, il fumetto funziona. Sì, 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 sì. È molto il bella. È... Scott Pilgrim. Daphne bella, di Scooby-Doo o Velma? Vabbè. No, Velma no, no, Velma no. Ma come Velma no? Con quegli sì, occhiali. Sì, sì. Io più Velma, lo sai? No. Io più sì, Velma. Sì, no, no, molto di più Velma. Velma. Dice una porcona, può essere, però... dice, Velma, dice... Velma, dice una porcona. Narrano, raccontano. Grazie a Gioca il Ponte d'Era. C'era scritto nella guida. Sì, esattamente. No, Velma tiene il fazzoletto nel comodino, si vede troppo. Cosa tiene? Che esci di mura. Vabbè, sempre utile. Kenshin Imura è una bella proposta, attenzione, un pochino più di nicchia. Se di nicchia, Kenshin, sì. Kenshin in realtà, attenzione, molta attenzione. Sì, 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 quanto sì, mi sì. riguarda. Dice, dice ti tiro fuori una cosa molto antica, bravo. Dario. Te la tiro proprio fuori così. Fantaghiro. Però non mi garbavano i capelli ossia fungo, non è che mi sono mai garbati più di tanto, ti dico la verità. Sai cos'è che da ragazzino mi faceva venire veramente il cazzo duro? Non tanto anime, ma in un sì la moretta di Osì, non so ancora che garbava il moretto. Summer, lei era proprio una cosa letale. Non so che fine ha fatto, era bellina. Penso vabbè, meglio dell'altra, non c'ha la personalità, cioè. Il troione dice no, ma era per capire il personaggio, sì, sì, per sentire con tanta roba, quella che si è trombata a tutti gli altri, la Brooke Logan della situazione. Beh, come è informato, adesso non può scoparsi quello che vuole, subito viene additata. No, faceva anche delle cose scorrette nei confronti. Lo ricordo io. Boh, io non l'ho visto tutto. Sì, ha fatto anche cose buone. Ma Top pure, secondo me Top era pure Xena. Vabbè, Xena. La principessa guerriera. C'ha le osce, Dio mano, ti sfondava o come, rivedrai. Ah. Ti garbasi. E ultimamente invece... Ma dei cartoni o dei no, manga? No, serie, cartoni, roba... Sì, forse più anime che altro. Io scelgo Ahsoka Tano, che è di come? Star Wars. Chi? Non credo sia Cantarano. Ah, avevo capito cosa che Cantarano. Che cazzo è Asia Cantarano? Chi è Asia Cantarano? Scusami. Che ne so, avevo capito Asia Cantarano. No, Ahsoka Tano. Ah, ok. Ah, io ce l'ho una di One Punch Man. Aspetta, però non vorrei sbagliare. One Punch Man è... Cioè... Fubuki Tatsumaki. Quella con i capelli verdi, immagino. Chi? No, Tornado, Tempesta. Vabbè, lì c'è Fratello Volpe. Fratello Volpe. Vabbè, quella dei ragazzi, cioè, senti Garbano, fai calare, levati di uno, cioè, abbi pazienza. Oh, quella di Eldorado, come si chiamava? Dio Maya, Dio Santo, di cosa è? Quella era buona per data, lei è letale. Vado a cercare. Dio, Shell, come si chiama? Shell, sì, cielo. Sì. Era veramente buona. Ma poi trombano, cioè fuori campo, ma trombano, a un certo punto. Del cartone animato. Sì. La grazie, Albert 00 per l'abbonamento. No, anche per Fregna. Quella di Atlantis. Ragazzuoli, io vado che devo andare live tra un po'. Ciao belli, ciao. Quando vuoi sto qua. Ciao belli, ciao a tutta la chat. Ciao. Una Faye Valentine di Cowboy Bebop. Ah, mamma mia. Vabbè, lì ciao, siamo su altri livelli proprio. C'è quella scena dove gli tagliano. Ma vabbè, lì ciao. Col coltello, Madonna. Bellissimo. Vabbè, ma anche tutte le scene che è in doccia, che si vedono una puntata sì e una no, praticamente. Quello è l'erotismo fatto bene, figo proprio. Grazie Bubetto. Sì, lei proprio è bene che rimanga così, è bene che rimanga erotica, non so come spiegare, perché poi bello. Sì, sì. Vabbè, Misato, ragazzi. Si perderebbe qualcosa. Vabbè, Misato, dai. La Misato. Non arriva ai livelli di Asuka, però Asuka non si tocca. Come si chiama? A me non piace, cioè non è che non mi piace, sta troppo sul cazzo, capito? E quello è il problema. C'ha un carattere un po' di merda. Sì, quello è vero. Sì, ma te la devi all'inizio poi si umanizza, devi sposare molto. Ma poi la devi trombare, la devi sposare. Io ragiono così. Infatti, effettivamente. No, io non ce la fosse, una rompipalle mi cala anche un po' la libido, No, invece vabbè, come discorso nella realtà ci sta, ovviamente. Però invece secondo me Dario vabbè, dimmi. No, che appunto per il fatto che ti sta sulle palle. Ah,
Ah, ho capito. È una sorta capito. Di punizione sarebbe. Sì, sì. Vero, grazie a diciamo Dinoxaur. Sì. Vabbè, un kink, ovviamente. Ovviamente un kink. È tutto un gioco. Sì, sì, è il gioco di Twitch, come al solito. Grazie a Dinoxaur per i 100 più. Come si chiamava la sorella di Dexter del laboratorio? Jonathan. No, Dario, Jonathan. Non era Jonathan. Come ballerina, con la ballerina. Lucus. Mario? Si chiamava. Frengo? Didi. Didi? Didi, sì. Didi si chiamava. Che no, c'era? Vi ricordate? Cazzo. A tutto reality. Sì. A tutto reality l'isola. Per forza. A me mi ricordo, mi piaceva quella con tipo il tatuaggio del teschio. Una cosa del genere. Grazie. La maglietta col teschio. A tutto reality. A tutto reality, sì. L'isola. Oh, madonna, la goth, la big sì, sì, esatto, goth, quella gotica. Sì, 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 sì. Gwen, sì, sì. Gwen, bravi, Gwen. A proposito di Gwen Stacy è veramente buona per pane, E di Spider-Man, vabbè, a parte quando la interpreta cosa, però dicevo nel fumetto anche buona, parecchio. Non so, vabbè, qui parlare, grazie al stand, parlare di fumetti americani, bestemmiare. No, so chi è bene o male, ma non... Come si chiamava la figlia di Dracula di Hotel Transilvania? Mavis. Ah, no, ma... fiera. Sì, sì. Fiera lei con le, calze, sì, sì, con le calzette a righe, eh? Non si può. Non si no, può. Lei c'ha delle cose che funzionano tantissimo. E invece tipo la rossa di Castlevania, la vampira. Ah, cioè Pirtax, mi pare. Beh, lei è fantastico. No, Snorlax, forse? Cosa? Snorlax? Come? No, le Miu Miu mi facevano cacare, ragazzi. Le Miu Miu mi facevano veramente cacare. Non... Cioè, no, quelli... no, io lo mettevo in bocca. Vabbè, Volpe, ma perché eri più giovane, secondo me. Dai, quell'occhione gigante, sembravano alieni. Dicevi di far cassa. Scusa, meglio Doremi a sto punto. Dai, di Miu Miu. Ma, Cos'è questo saluto a casa? Qualcuno ha detto la mascotte di Mangaio. La mascotte di Mangaio. Vabbè, allora apprezzemolo, cioè, a questo punto, non lo so. Ciao, il simbolo di Italia 90, ciao. Ciao, Madonna, tremendo. Ok, Google, cerca enormi tette asiatiche. No. Forse a caso qualcuno di qualcuno si sarà attivato. Alexa, cerca enormi cazzi. Scusa, perché hai fatto la distinzione Google enormi poppe invece ti c'ha Alexa grandi cazzi, non si sa perché. È una casualità. E soprattutto perché non grandi cazzi asiatici. No, cazzi basta. Sono tutti pixelati. Si potrebbe provare a buttare dentro qualcuno della chat per vedere chi viene fuori. Se te la senti. No, qualcuno li conosco. Bisogna vedere chi c'è presente in chat che può entrare. Non lo so. Il zio, ragazzi. Il problema del zio è che si carica un po' troppo. Diventa incontrollabile. Poi, vabbè, buttiamo intanto dentro il zio. Masullo, buttiamoci dentro. Eccolo, Checco. Guarda, è arrivato. Ciao, Checco. Ma lui è Checco. Sì, lui è Checco. Ciao, come va? Tutto bene, Checco. Sempre allegro come al solito. Grazie all'uomo tigre per l'abbonamento. Sì, sì. Abbassa, siamo nel chill, no? Che stai bevendo, Kirio? Grazie, tonic. Che culo, cazzo, io non c'ho alcolici. 23,50. Io non c'ho. Ti trattiamo bene. A me dovrebbe essere rimasta un po' una mezza bottiglia di limoncello. Ho capito. Le brutte intenzioni, insomma. Ho capito, ma se la vuoi la maleducazione. E andiamola a prendere, ce la facciamo alla goccia, su. Ho capito, ma scusa, che sì, ma muoio domani, io reggo poco, è quello il problema, però è una delle poche cose che reggo il limoncello. Facciamo un po' di content, dai. Va bene, dai. L'ho convinto. Grazie a Buscem per l'abbonamento. Vabbè, è partito. Vediamo se ce n'è ancora. Mezza bottiglia, un pezzettino. Ma poi cos'è? Quello del catechismo? Questo con la croce. Il limoncino. Vai, e quello va finito, stasera. Ciao, caverna. Ciao, Dario. E il ciao caverno! Ciao. Mi spiegate cosa domenico. Cazzo sta succedendo? Perché? Ma cosa accade? Tutto secondo le regole. Perché? No, allora... Non c'è nulla da vedere qua, mi dispiace, gente. Io ti vedo un po' nudo. Sì, sì. Per me no, perché c'ho il cardo, Domenico, è insopportabile sto cartone, non ce la faccio. Non ce la faccio.
Volpe sta andato un attimo a capire se tu attorno subito, comunque sta arrivando. Ah, va bene, va bene, va bene. Quando torna io qua lo spettro per fargli un mazzo tanto. Ciao Volpe. Eccolo qua, oh criminale, un criminale, ciao, guarda. Buonasera, buonasera. Come mai questa voce greve? Ciao Masullo. Eccoci, ciao. Pronto. Ciao Masu. Ciao Masu. Un attimo per ambientarsi. Sì, no, vabbè, c'è sempre quel piccolo delay di un quarto d'ora. No, buonasera, buonasera. Minchia, il papà è nel futuro di 15 minuti. In quanto futuro arriva sempre. Certo, certo, sì, certo, sì. Io concordo con questa tua opinione. Perché diciamo, c'è concorrenza con Italo. Grazie direi. A Chianlo per l'abbonamento. Guarda, i pixel. No, ma perché lui vive quadrimensionalmente, hai capito? Ma poi io non lo so, come fa a fare le live? Ogni volta è così. No, ma è solo nelle live degli altri. Solo nelle live degli altri. Solo con gli altri è così. La sua live va normalissima, con gli altri non si può fare niente. Ma in realtà... Lui è il vero streamer, deve stare sempre solo. Da solo va bene, con gli altri sta male. Io vado a dormire, ragazzi. Ciao, ciao, Getazzi, ciao. Abbandono. Ciao. Checco. Dimmi. Quale carta di Magic tromberesti? Ma non ne so io carte di Magic. Che carta di Yugi tromberesti? Ciao Masullo. Che si trova è andato in un altro studio. Passato, si trova dove hanno rapito Aldo Moro probabilmente in questo momento. Va bene, vai. Tocca a te, che col tuo è momento, difficile, dai. Difficile, ce ne sono un bel po' di figa, però ti direi, ma città. Ce ne sono un fottio, ce ne sono. Ce ne sono un fottio. Va bene, basta, fine. Questa è la sentenza. È un'ottima risposta. Aspetta, com'è che si chiama? La rara segreta che odiano tutti. Domb. Prego. No, ma sai quelle che hanno tipo... fioritura di ciliegio e gatto della neve, tipo quella roba lì. È la stessa che t'avevo detto io. Ash Blossom and Joyous Spring. Sì, vabbè. Ash Blossom, sì, è odiata da tutti. Perché, secondo te, Checco? Perché ti blocca le combo. Veramente. No. Ma poi è una hand trap. No. È una hand trap, sì. No. Ha preso il gatto per far colpo su Crispix. O tira a gira. Il gatto non ne vuole sapere. Ecco qua! Gaffi il fotino a giro! Bravo! Sì, ma voi non ci avete il gatto che sbava, cazzo. Che fa Dario? Pazzo. No, io il gatto che sbava no, ma che mordi sì. Anche senza motivo. Bravo. Sì, ora vai giù. Ecco, eccoci qua. Eccoci qua. Chi sarà stato, ragazzi? Non sai che cosa bene. Non comunque, grazie Max Pallic, come stai? Tutto a posto? Leggenda! Ragazzi... Max, leggenda del canale da sempre. Ragazzi, allora... Giochi che attendete di più. Ma... Prossimo Dragon Ball. No, c'è Project Zero che deve uscire. Che forse è un porting di quello uscito già per Wii U, però deve essere molto figo perché quello per Play 2 l'avevo adorato io. Spiega Project Zero. Quello dove fotografano i fantasmi. Sì, tipicamente giapponese, devi andare nelle case tipicamente giapponesi. Fatal Frame era il titolo originale. Boia. Sì. Te invece Caverna? No, il remake di Prince of Persia. Elden Ring. Ci sta quello. Anche Elden Ring. Grazie a Giorgetto. Pure io Elden Ring. Solo quello. Io God of War. Ma non hanno mostrato nulla di God of War. Meglio. Chissà com'è. Però, meglio. Però, allo stesso tempo, è un gioco molto atteso. No? Sì, ma almeno facessero vedere qualcosa. Ma perché non far vedere ti fa salire ancora di più l'attesa. C'era ti fa salire l'hype. Meno vedi. Non si capisce più un cazzo. No, però. Ragazzi. Scusa, falli o col culo, o se no non li fai, scusami. Mi vorrei dissociare. Stavo pensando, Elden Ring soddisferà le aspettative? No. Vai. Base. No. Io dico di sì. Spiega, spiegami, Checco. Dai, spiega. Dai. Perché
cioè, basta che sia From Software, quindi cioè, è un gioco di From, che sia il Rain Ring, che sia Nerd. Come a dire che ti va bene tutto, anche la pasta scotta, basta sì. Che pasta, sì. Esatto, esatto. Benissimo. Esatto, sì. Benissimo, benissimo. Benissimo. Grazie, Checco. Importante delucidazione. Onesto. Domenico, per te, Volpe è già pronto per questa domanda incredibile. Per te... Dai. Per te, no, ma questo è normale. E Volpe, non Volpe, Domenico, per te, chi è il superuomo? Cosa deve fare un uomo per diventare superuomo? No. Ecco. Capisco, superuomo. Lanciare le sedie. È una formazione abbastanza associata. Picchiare i gatti. No, ancora. No, caverna, metti a posto, Domenico. No, quelle no. Tira a giro. Domenico, quello. Oh, tira a giro. No, Pokémon no. No. Vabbè, questo è un set base italiano. Dai, fare in cazzo. No, fare il cazzo. Sì, ma è comunque... No, va bene, caverna, andava bene. No, l'avete provocato, mi hai provocato. Toccare. No, quello no. Dai, si trovava il topolino, caverna, dai, lascia stare. Mimmo, è una pessima idea. No, dai, Domenico. Dai, tira giù, solo un superuomo può farlo, Mimmo. No. Io non ho idea di cosa abbia fatto, però vabbè. Presumo che varrà qualcosa. Fa male al cuore, però. Ora si ricompra, via, tocca ricomprarla. Volpe, come si diventa super uomini? A parte con questi gesti ovviamente fortissimi. Grazie a Frenulo Metallico e a Scorpion K per l'abbonamento. Sborrando nel culo, secondo me. Ecco. Normi. Ma no. Secondo me prendendolo nel culo. Attenzione, accettabile. La droga aiuta la creatività? Sì. Sì, ma fa comunque male. No, fermo, perché lui è partito in quarta. Perché hai buttato dentro questo pensiero? Tu. Io? Sì. Oh, carciofone! No, perché, boh, secondo me, se avessi evitato un po' di droga, sarebbe stato meglio, forse. Bello il cane di Masullo. Parlando, che cazzo, picco! Cioè, sto raccontando aneddoti di vita vissuta. Guarda, sì, il cane, vabbè, recupero dopo nel VOD. Non offendi il mio danno. Va bene, Checco, ti saluto, alla prossima. Sentire. Alla prossima, Checco. No, dai! Ciao, Checco. Basta. No, dai. Sputi sul piatto dove mangi, va bene, Dennis? Ok.